Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Scusate oggi, ma sono un po' raffreddata, quindi ho la voce un po' rauca. Come dicevo, altro video per la collaborazione con Pandal Selected. E oggi vi mostro come fare un braccialetto sempre tessile. Io uso questo filato qui, ma voi potete usare quello che volete. Io avevo questo a disposizione e uso questo. Poi useremo questi cristalli, e questo è il codice, sempre presi su Pandal Selected. E poi come bottone userò questi che sono bellissimi, ed è il codice è questo. Poi ci serve un uncinetto, io per questo filato qui uso un uncinetto del 3. Andrò a usare questo colore, sempre preso da questo sacchetto, e un paio di forbici e un ago della lana per cucire poi il bottone. Bene, andiamo a iniziare. Io mi faccio le mie catenelle. Questo è un braccialetto semplicissimo. Allora, faccio la catenella e la faccio lunga per il mio polso. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, andiamo a misurare, vediamo se io ne farò altre 2-3, perché in questo caso mettendoci il bottone non ci metto la chiusura, quindi non devo tener conto della larghezza della chiusura, perché se ci mettete il bottone dovete farlo quasi che vi stia quasi bene, insomma. Se invece gli mettete la chiusura dovete fare le catenelle e misurare anche la chiusura per avere la misura del polso. Io qui farò 40 catenelle, però io ho fatto con un filato grosso, poi sempre va sempre in base al filato e fare catenelle, comunque è meglio sempre che vi misurate il polso. Così sono 40, vediamo se può andare. Per me è un po', va bene. Ok, adesso me ne si è tolta una. È uscito. Ora facciamo maglie basse, quindi o maglie alte come preferite. Vogliamo, facciamo maglie alte. Allora andiamo mezze maglie alte, andiamo di una catenella. Questo ci serve per girare il filo. Prendiamo il filo, scusate, 2 catenelle perché è una mezza maglia alta. Prendiamo il filo e andiamo nella terza. Vedete? 1, 2 e andiamo nella terza e chiudiamo. Questa è una mezza maglia alta. Rifacciamo, andiamo. Ah, scusate, non vi ho detto, dovete andare in costa alta, quindi prendiamo e chiudiamo. Andiamo qua. Rifacciamo, carichiamo il filo, andiamo nell'altra. Qua, sempre in costa alta e chiudiamo. Chiudiamo e chiudiamo.
e facciamo così per tutto il bracciale. Mi raccomando, sempre in costa alta, perché poi dopo dobbiamo girare il lavoro, eh? Oddio, scusate. Ok? Bene, io adesso faccio tutto il mio giro e poi ci vediamo dopo. Bene, stiamo finendo, faccio l'ultima catenella. Prendo e chiudo le 3 maglie. Ora dobbiamo andare da quest'altra parte e fare lo stesso lavoro. Quindi, come facciamo? Dobbiamo portarci il filo da quest'altra parte. Io faccio in questo modo, poi magari è sbagliato, però io faccio 2 maglie bassissime. In questo modo prendo qui. Chiudo qua, prendo e chiudo. Ora faccio una catenella e vado a prendere, fare lo stesso lavoro, anzi faccio un'altra catenella e vado a prendere la maglia nell'altra costa, in questa, vedete? Quindi facciamo, carichiamo, prendo e chiudo. Vedete questa costa qua? E chiudo questa e chiudo. Oddio. Vedete? Prendo questa costa qui, vedete, e carico e chiudo, carico il filo, vado nella costa, prendo il filo e chiudo le 3 catenelle, le 3 maglie, vedete, e vado avanti così fino alla fine. Ci vediamo dopo. Ok, siamo arrivati alla fine. Carichiamo. Oddio. Chiudiamo. Carichiamo. Chiudiamo. Ora dobbiamo fare l'asolina per il bottone, quindi ci prendiamo un bottone per prendere la misura. Guardate come sono carini. E ci facciamo una, due, tre, quattro. Per ora vediamo 5 catenelle, vediamo se senza chiuderle. Quindi proviamo il bottone, come abbiamo detto, avete visto, va bene, anzi forse è anche un po' lento. Togliamo una catenella, che è meglio, perché già dopo si allarga a forza di mettere. E chiudiamo con una maglia bassissima. Ok, riproviamo. Vedete, passa benissimo. Allora, ora potete chiudere così il lavoro oppure potete fargli una rifinitura attorno, magari di maglie bassissime. Io lo lascio così perché mi piace che si vede questo bordino, perché poi qui andremo a metterci le perline in questo modo. Potete metterle anche attorno le perline volendo, però dovete farlo con un filo più sottile in modo da far passare il filo. Magari in un altro video vi faccio vedere come mettere le perline fuori. Bene, detto questo, allora io, come ho detto, chiudo, quindi faccio la mia maglia
porto il mio cappietto sopra, taglio e faccio il nodino in questo modo, vedete? Riproviamo per vedere se il bottone passa. Perfetto. Ora andiamo a fermare questo filo. Prendo un uncinetto più sottile e andiamo. Ah, potete scegliere, come ho detto, sia farlo da quest'altra parte o da questa. Io, come ho detto, faccio da questa perché mi piace che si vede il bordino. Scusate la telecamera, la sto massacrando, purtroppo ce l'ho davanti e quindi ci prendo sempre. Allora andiamo, no, da quest'altra parte, portiamo il filo dietro, poi magari in un altro video vi faccio sempre con lo stesso filo e vi dico dove l'ho acquistato. In questo non ve lo posso dire perché questo è un video in collaborazione con Pandalem. Ci chiudiamo ok, facciamo un altro nodino e poi andiamo a tagliare il filo. Ok, andiamo a tagliare il filo. Questo lo lasciamo perché dobbiamo andare poi a, anzi dirò, l'ho fatto anche troppo corto, era meglio se lasciava un po' di più, ma vedremo, dopo aggiungerò il filo. Allora, ora cosa facciamo? Scusate, mi sono dimenticata di dirvi che abbiamo bisogno anche di un filo di nylon per andare a posizionare le perle e cucirle, perché non ho il filo adatto, cioè non ho un filo azzurro sottile che passi qui, quindi dovremmo andare a prendere, come ho detto, il filo di nylon e un ago sottile. L'ago sottile lo prendo dal di qua, devo prendere un ago che spero che passi la perlina, adesso vediamo, facciamo vedere se passa dalla cruna. Passa. Io uso questi aghi per infilare le perline, vedete che qui ha una scanellatura, diciamo un taglio dove si infila il filo benissimo. Ora vado a prendere il filo, ecco qua, questo è un filo che uso per la tessitura di perline ed è un filo trasparente, vedete? È quello che uso di solito, quindi andiamo a infilare prima di tutto l'ago. Vedete come si infila? Mettiamo il filo l'ago per traverso e inseriamo. Bene, ora andiamo a prenderci le nostre perline. Io adesso ne inserisco un po', poi vediamo la lunghezza. Inserisco, poi ci vediamo quando ho inserito tutte le perle. Bene, io ho infilato circa una quarantina di cristallini, però voi, come ho detto, dovete sempre fare la prova sul vostro braccialetto. Io ne metterò una in mezzo così, però voi potete scegliere di metterne anche tre. Io l'ho già fatto con tre, adesso questo lo faccio solo con uno. Ne mettiamo una qui e una qui, se volete. Come ho detto, io adesso lo andrò a inserire solo nel mezzo, quindi ora mi taglio il filo, mi tengo il filo un po' più lungo perché dobbiamo andare poi a... dobbiamo andare a passare il filo per fermare tutti i cristallini, quindi me ne tengo un pochettino.
taglio. Da questo momento in poi possiamo usare anche l'ago della lana. Ok, ci andiamo a, possiamo partire da qualsiasi parte, non ha importanza, eh? Andiamo a fissarci il filo, quindi passiamo il filo qua, poi sopra, così, poi un'altra volta sotto, in modo da andare a fare un nodino, poi sopra ancora, e facciamo un nodino in modo che di bloccarlo in questo modo. Tanto questo è filo trasparente e non si vede. Ok, sfiliamo l'ago, facciamo un altro nodino per sicurezza. Ok, il filo lo possiamo tagliare dopo. Ora andiamo dall'altra parte, infiliamo ancora l'ago, così, e andiamo, scusate, mettiamo in là tutta la roba, e andiamo a fissarci le nostre perline. Quindi vado in fondo qua, metto l'ago e porto le perline in questo modo. Vedete? Fatto questo, incominciamo a fissarle sul nostro bracciale. Quindi passiamo sopra, teniamo il filo tirato perché devono essere tirate, quindi questo qui lo mettiamo là, passiamo il filo sopra per fissare, vedete, io faccio in questo modo, poi ripasso sotto e fermo la prima perlina in alto, e questo è il filo. Poi dovremo andarci a mettere mezzo a una perlina all'altra, in questo modo, per fissare qui, vedete, qui, in modo che fissiamo ogni perlina alla base, o ogni due, però non di più, perché altrimenti dopo si muove, vedete, vedete, che queste due sono ferme, e continuiamo così per tutto il bracciale. Guardate, vedete, non so se si vede, vedete che va, il filo va fra le due perline e va a fissare quello sotto, vedete, vedete, e faccio così per tutto il bracciale, e ci vediamo dopo. Bene, io ho infilato l'ago, ricordate la codina che avevo lasciato, vedete, ho finito di mettere su tutti i cristalli, andiamo a mettere il nostro bottone. Io ho lasciato il filo un po' corto, quindi farò solo due passate, vedete, passo di qua e infilo così, in questo modo. Allora facciamo così, io attorciglio attorno in modo da fissarlo bene, passo sotto, anzi facciamo così, così siamo più sicuri, passo sotto, vado a prendere il filo. Voi però lasciatelo un po' più lungo, così non impazzite tanto. Prendo e vado a fermare il filo sotto. Un nodino, e tagliamo il filo, e
ed ecco qua il nostro bracciale terminato. Ecco qui, vedete? Carino. Non è esageratamente grande. Come ho detto, voi potete mettere anche più fili di cristalli, eh? Potete metterlo dalla parte opposta se vi piace di più, potete metterlo come vi pare. Ed ecco qua il nostro bracciale terminato. Vediamo come sta nel polso. Ora la chiusura è un po' stretta, ma poi si allarga, quindi non avete paura, anzi lo so per certo perché me ne ero fatto uno e si è allargato, vedete? Molto carino. Bene, con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, andate sul sito Pandal e nel mio info box trovate il codice sconto. E niente, se non vi siete iscritti al mio canale fate l'iscrizione e se attivate la campanellina avrete modo di sapere quando carico altri video. Come ho detto, per ora è tutto, io vi ringrazio e ciao al prossimo video.